Amici, bentornati nel laboratorio dove l'anno scorso abbiamo fatto un po' di cosettine riguardo alla manutenzione eccetera eccetera. Quest'anno vi porto un video veramente inaspettato perché anche io non sapevo che esistesse questa cosa e che risolve uno dei più grandi problemi che hanno il 100% delle tavole da snowboard e soprattutto non costa tanto, quindi è assolutamente eccezionale. Ma adesso vi invito ad iscrivervi, attivare la campanellina, mettere un bel commentino se avete qualcosa da chiedermi. Basta, via col video e vi spiego tutto dopo. Potete vedere, sto togliendo tutti gli adesivi dalla mia tavola perché quando sono stato a Modena Ski Pass quest'anno ho conosciuto dei ragazzi bergamaschi veramente incredibili che fanno un servizio per tutte le tavole da snowboard che risolve il più grande problema che hanno tutte le tavole da snowboard, cioè si distruggono, raga, molto semplicemente. Guardate il nose quanto è disintegrato, ma soprattutto il tail, ragazzi, il tail è assolutamente mangiato. Guardate anche tutti i graffi che ha questa tavola. Questi danni vengono causati il 90% dei casi dalle code negli impianti. È una usura questa che bisogna mettere in conto quando si compra una tavola da snowboard. Capisco che tanti di voi magari comprano una tavola nuova e gli può anche un po', diciamo, stare sul cazzo disintegrare la tavola prima ancora di averla usata a dovere. Per risolvere questa cosa sti ragazzi qua hanno inventato una figata della Madonna. Funziona un po' come il PPF per le auto. Uno che compra una macchina costosa mette il PPF semplicemente per proteggere la carrozzeria in caso magari l'auto prenda delle sassate, no? Come funziona? Allora, intanto prima di arrivare al clou del video vi spiego come sto procedendo, perché è la prima volta che per me. Ovviamente la prima cosa da fare, e che ho già fatto perché è un processo un po' tedioso, ho rimosso tutti gli adesivi e per farvi vedere come si fa ne ho mantenuti alcuni. Però prima di togliere gli adesivi togliamo invece gli attacchi, perché anche questi vanno tolti. Quindi diciamo tre step: primo step, togliere gli adesivi; secondo step, togliere gli attacchi; terzo step, pulire bene la tavola prima di applicare quella. Naturalmente, raga, quando poi andate a togliere gli attacchi fatevi un appunto su quali erano i buchi che utilizzavate, così non dovete andare a rifare tutte le misure. Per rimuovere gli adesivi in fretta il mio consiglio è di utilizzare un taglierino. Non state ammazzando nessuno, quindi non dovete accoltellare la tavola, ma dovete essere leggeri, andate sotto sotto l'adesivo, tirate su appena appena e trick, viene via. Come vedete, piano piano alla fine vengono via. Ecco, non andate a infilare la tavola, ma piano piano così la riuscite a pulire. Ok raga, ora che ho rimosso tutti gli adesivi è veramente molto sporca, l'antiscivolo, raga, non viene via neanche a morire, quindi cercherò di sagomarlo poi in qualche modo, perché il taglierino vi servirà anche in fase di applicazione. Ora la cosa che dobbiamo fare è pulirla per bene. Potete utilizzare l'acqua, potete utilizzare quello che volete, anche il sapone, tanto la pellicola si appiccicherà lo stesso. Io uso questo straccio che è più sporco della tavola. In confezione a voi arriverà anche il kit per applicarla, che ha la spatolina e un altro paio di cose. Io non ce l'ho perché probabilmente i ragazzi si sono dimenticati di mandarmelo, e però sappiate che voi ve lo mandano insieme alla pellicola. Prima di applicare la pellicola e vedere però il risultato finale, volevo parlarvi però bene del loro servizio e di come funziona. C'è l'opzione grafica come la mia, è suddivisa in due pellicole che hanno due prezzi diversi, una pellicola premium e una pellicola invece
standard, un po' di una qualità minore. Se avete intenzione di utilizzare la tavola con la grafica, è assolutamente consigliata la pellicola premium, perché la pellicola standard va bene se avete magari una tavola vecchia a casa e volete utilizzarla in casa come arredamento e la grafica non sta tanto bene con il resto della casa. Voi potete fare una pellicola d'arredamento e appendere la vostra bella tavola in casa. La pellicola premium invece è molto più spessa e ovviamente è antigraffio, antiurto e resiste molto bene a tutte le nostre giornate da teppisti. Consiglio assolutamente quella lì. Poi logicamente, se avete in testa un progetto complicato eccetera, in base a quante revisioni voi volete poi fare, il prezzo si alza o si abbassa. Se invece avete già una tavola pronta già in mente e gli mandate già i disegni al grafico, il grafico ci metterà una sola revisione, ve la ricontrollerà e vi stampa quello che volete voi. Se invece come me non avevate grandi idee, io cosa ho fatto? Ho preso un paio di tavole online con delle grafiche che mi piacevano e gliele ho girate al grafico. Mi riesci a tirar fuori qualcosa tu? E cazzo, sei tirato fuori una mina, ragazzi, poi dopo ve la faccio vedere bella applicata. È una roba devastante. E ovviamente la grafica personalizzata è consigliata a tutti coloro i quali magari si sono stufati della loro grafica e vogliono cambiarla, oppure chi come me ha una tavola non tanto messa male ma che comunque è distrutta sopra. Se invece avete la tavola assolutamente nuova di plinto e non volete cambiare la grafica, perché ovviamente quella grafica che voi avete scelto vi piace, fanno la stessa pellicola in trasparente, quindi è un vero e proprio PPF. In realtà non è un PPF, però io lo chiamo PPF per farvi capire che cos'è. Assolutamente ve la protegge, che se un domani volete magari venderla tiene sicuramente molto di più il valore, perché togliete la pellicola e la tavola sotto è nuova, cioè non è usata come la mia, capite? Se c'è stata da quando ha iniziato a girare una pellicola trasparente o una grafica come la mia, sotto la tavola rimane assolutamente perfetta. Anche perché i prezzi, ragazzi, sono veramente molto bassi di questo servizio e soprattutto c'è il codice sconto Sbandio che vi può far risparmiare un 10%, quindi diciamo che non è male. Quindi ragazzi, in descrizione trovate sicuramente il link del sito e il codice sconto Sbandio. Noi ora che abbiamo pulito la tavola al meglio che potevo, andiamo ad applicare la grafica. Così proprio da garage, da scappati di casa, è perfetto. La pellicola può essere anche staccata e riattaccata, quindi ora io volevo cercare di fare una cosa di questo genere, partendo da qui, piano piano venire indietro. Vedete che io la stacco, l'attacco senza problemi, piano piano cerco di metterla sempre più dritta. Forse potremmo esserci. Ora con la nostra spatola la tiriamo in questo modo, facendo uscire bene anche tutta l'acqua, come vedete. Mi raccomando, spingete bene in modo tale che l'acqua esca tutta e poi la tavola resta asciutta. Dopodiché dovete armarvi di taglierino, perché dovete andare a rifilare tutta la pellicola. Infilo e faccio un unico taglio. Ok, allora. Allora, non siamo messi male, non siamo messi male. C'è ancora un po' d'acqua dentro. Che tavola che abbiamo fatto! Se pensavate di aver finito, vi ricordo che c'è da riattaccare gli attacchi e trovare i buchi. Posso usare anche questa bella forbicina. Ok, un buco trovato. Ho bucato tutto, ora faccio un altro passaggio per togliere definitivamente tutta l'acqua che c'è dentro. Adesso non resta che attaccare gli attacchi. Ok ragazzi, tavola definitivamente finita, con anche
gli attacchi montati. Lavoretto ben riuscito, mi gasa, mi piace. Ditemi voi nei commenti se vi piace o se invece vi fa cacare, se vi fa cacare cosa avreste fatto. Ora io lo lascio qui per tutta la notte, verrò domani a vedere un po' le bolle perché la pellicola un po' si ritirerà, dopodiché niente, si va a testarla direttamente sulla neve. Grazie per aver seguito il video fino qui, io vi invito ad iscrivervi, attivare la campanella, andate sul loro sito ad informarvi sui vari prezzi, vi ricordo sempre il codice sconto Sbandio. Noi ci vediamo giovedì prossimo con un prossimo video, grazie per la visione e ciao!